Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. I filosofi scolastici chiamano in generale materia ciò che Aristotele aveva chiamato ile. Come abbiamo già detto, questa materia non deve minimamente essere identificata con la materia dei moderni, la cui nozione, complessa e per certi lati contraddittoria, pare essere stata altrettanto estranea agli occidentali antichi quanto lo è agli orientali. Anche ammettendo che in certi casi particolari essa possa assumere le caratteristiche di questa materia, o meglio per essere più esatti, che si possa farvi rientrare a posteriori questa concezione più recente, essa è contemporaneamente molte altre cose. E sono queste cose diverse che bisogna anzitutto distinguere con cura. Ma per designarle tutte con una denominazione comune del genere di ule e di materia, non abbiamo niente di meglio nelle lingue occidentali attuali del termine sostanza. Innanzitutto, ule, in quanto principio universale, è la potenza pura in cui niente è distinto o attualizzato e che costituisce il supporto passivo di ogni manifestazione. In questo senso, quindi, è proprio prakriti o la sostanza universale. E tutto quanto abbiamo detto altrove a proposito di quest'ultima si applica ugualmente alla ule intesa in questo modo. Quanto alla sostanza intesa in senso relativo, come quella che rappresenta analogicamente il principio sostanziale e ne svolge la funzione in rapporto ad un certo ordine di esistenza più o meno strettamente delimitato, si può pur sempre chiamarla secondariamente ule, in particolare nella correlazione di tale termine con eidos, per designare le due facce essenziale e sostanziale delle esistenze particolari. Gli scolastici, dopo Aristotele, hanno fatto una distinzione tra questi due significati, parlando di materia prima e di materia seconda. Dunque, possiamo dire che la loro materia prima è la sostanza universale, mentre la materia seconda è la sostanza in senso relativo. Ma dal momento che, se si entra nel relativo, i termini divengono suscettibili di applicazioni molteplici a gradi diversi, può essere che ciò che è materia ad un certo livello possa diventare forma ad un altro livello. E inversamente, a seconda della gerarchia dei gradi più o meno particolari presi in esame nell'esistenza manifestata. Benché in tutti i casi una materia seconda costituisca il lato potenziale di un mondo o di un essere, non è mai potenza pura. Di potenza pura non c'è che la sostanza universale, la quale non soltanto si situa al di sotto del nostro mondo. Substantia da substare è letteralmente ciò che sta al di sotto, reso altrettanto bene dalle idee di supporto e di substrato. Ma al di sotto dell'insieme di tutti i mondi e di tutti gli stati compresi nella manifestazione universale. Aggiungiamo che,
per il fatto di non essere se non potenzialità assolutamente indistinta ed indifferenziata? La sostanza universale è il solo principio che possa dirsi propriamente inintelligibile. Non perché si sia incapaci di conoscerlo, ma perché in effetti in esso non vi è niente da conoscere. Per quel che riguarda le sostanze relative, esse, in quanto partecipano della potenzialità della sostanza universale, partecipano anche della sua inintelligibilità in misura corrispondente. Non è dunque dal lato sostanziale che bisogna cercare la spiegazione delle cose, bensì, al contrario, dal lato essenziale, il che si può tradurre, in termini di simbolismo spaziale, dicendo che qualsiasi spiegazione deve procedere dall'alto verso il basso e non dal basso verso l'alto. Questa osservazione per noi è particolarmente importante perché fornisce la ragione immediata per cui la scienza moderna è in realtà sprovvista di qualsiasi valore esplicativo. Prima di procedere oltre, dobbiamo subito far osservare che la materia dei fisici non può essere in ogni caso che una materia seconda, in quanto essi la suppongono dotata di certe proprietà, sulle quali d'altronde non sono interamente d'accordo, per cui in essa non vi è soltanto potenzialità e indistinzione. Del resto, dal momento che le loro concezioni si riferiscono esclusivamente al mondo sensibile, e non vanno al di là di questo, le loro considerazioni non possono avere a che fare con la materia prima. E tuttavia, per una strana confusione, essi parlano continuamente di materia inerte, senza accorgersi che se tale essa fosse veramente, sarebbe sprovvista di qualsiasi proprietà e non si manifesterebbe in alcun modo. Addirittura non sarebbe assolutamente niente di quanto i loro sensi possono percepire, mentre appunto essi definiscono materia tutto ciò che cade sotto i loro sensi. In realtà l'inerzia non può convenire altro che alla sola materia prima, in quanto essa è sinonimo di passività, di potenzialità pura. Parlare di proprietà della materia e affermare contemporaneamente che la materia è inerte è una contraddizione insolubile. E, curiosa ironia delle cose, lo scientismo moderno, che pretende eliminare ogni mistero, si richiama tuttavia nei suoi vani tentativi di spiegazione a ciò che vi è di più misterioso nel senso volgare della parola, cioè di più oscuro e di meno intelligibile. Ci si può chiedere ora, mettendo da parte la pretesa inerzia della materia, la quale in fondo non è nient'altro che un'assurdità, se questa stessa materia, dotata di qualità più o meno definite che la renderebbero suscettibile di manifestarsi ai nostri sensi, equivalga alla materia seconda del nostro mondo, quale la intendono gli scolastici. Intanto si può dubitare dell'esattezza di una simile assimilazione già soltanto osservando che, per svolgere rispetto al nostro mondo una funzione analoga a quella della materia prima o della sostanza universale nei confronti di tutta la manifestazione,
La materia seconda in questione non deve assolutamente essere manifestata in questo stesso mondo, ma soltanto servire da supporto o da radice a ciò che vi si manifesta e che, di conseguenza, le qualità sensibili non possono essere inerenti, bensì procedere da forme accolte in essa, il che equivale ad affermare che tutto ciò che è qualità deve, in definitiva, essere rapportato all'essenza. Ecco dunque apparire una nuova confusione. I fisici moderni, nel loro sforzo di ridurre la qualità alla quantità, sono arrivati, per una specie di logica dell'errore, a confondere l'una con l'altra e per conseguenza ad attribuire la qualità stessa alla loro materia in quanto tale, nella quale finiscono così per porre tutta la realtà, o almeno tutto quanto essi siano capaci di riconoscere come tale, il che costituisce il materialismo propriamente detto. Tuttavia, la materia seconda del nostro mondo non può essere priva di qualsiasi determinazione, perché se così fosse, si confonderebbe con la stessa materia prima nella sua completa indistinzione. D'altra parte, essa non può essere una qualsiasi materia seconda, ma deve essere determinata in accordo con le condizioni speciali del nostro mondo e in modo tale da essere adatta a svolgere effettivamente le funzioni di sostanza in rapporto a questo e non ad altro. Dunque, si tratta di precisare la natura di questa determinazione ed è appunto quanto fa San Tommaso d'Aquino, definendo tale materia seconda come materia segnata quantitate. Ciò che le è inerente e che la fa essere quella che è, non è quindi la qualità, anche considerata nel solo mondo sensibile, bensì la quantità che si trova appunto ex parte materie. La quantità è proprio una delle condizioni dell'esistenza nel mondo sensibile o corporeo. Anzi, fra tali condizioni è una di quelle che gli sono più esclusivamente proprie. Di modo che, come ci si poteva aspettare, la definizione della materia seconda in questione non può concernere altro che questo mondo, e anzi comprendervelo interamente, poiché tutto ciò che esiste in esso è necessariamente sottomesso alla quantità. Dunque questa definizione è pienamente sufficiente. E non è il caso di attribuire a questa materia seconda, come è stato fatto per la materia dei moderni, proprietà che in realtà non possono assolutamente appartenerle. Si può affermare che la quantità, costituendo propriamente il lato sostanziale del nostro mondo, ne è, per così dire, la condizione di base o fondamentale. Ma bisogna assolutamente astenersi dall'attribuirle perciò un'importanza diversa da quella che realmente ha, e soprattutto dal volervi trovare la spiegazione di questo mondo, così come bisogna evitare di confondere le fondamenta con la sommità di un edificio. Finché ci sono soltanto le fondamenta, non vi è ancora l'edificio, anche se queste fondamenta gli sono indispensabili. Non solo, ma finché c'è solo quantità, non vi è ancora manifestazione sensibile, anche se questa vi trova la sua stessa radice.
la quantità in quanto tale non è che un presupposto necessario, ma che non spiega nulla. È una base e nient'altro. E non bisogna dimenticare che la base, per definizione, è ciò che è situato a livello più basso. Anche il ridurre la qualità alla quantità, altro non è in fondo se non quella riduzione del superiore all'inferiore, mediante la quale taluni hanno giustamente voluto caratterizzare il materialismo. Pretendere di far venire fuori il più dal meno è in effetti una delle più tipiche aberrazioni moderne. Ma c'è un'altra questione. La quantità si presenta a noi in modi diversi. In particolare si ha la quantità discontinua, precisamente il numero, e la quantità continua, rappresentata principalmente dalle grandezze di ordine spaziale e temporale. Quale fra questi modi può essere definito quantità pura? Il problema è tanto più importante se si pensa che Cartesio, che troviamo al punto di partenza di buona parte delle concezioni filosofiche e scientifiche specificamente moderne, ha voluto definire la materia con l'estensione, nonché fare di questa stessa definizione il cardine di una fisica quantitativa, la quale, seppur non era ancora materialismo, era almeno meccanicismo. Da ciò si potrebbe essere tentati di concludere che è l'estensione, in quanto direttamente inerente alla materia, a rappresentare il modo fondamentale della quantità. San Tommaso d'Aquino, per contro, con l'affermazione latina numerus stat ex parte materie, sembra piuttosto suggerire che sia il numero a costituire la base sostanziale di questo mondo e che per conseguenza sia esso a dover essere riguardato veramente come la quantità pura. Questo carattere di base del numero, d'altronde, si accorda perfettamente con il fatto che la dottrina pitagorica, per analogia inversa, lo prende a simbolo dei principi essenziali delle cose. È opportuno peraltro osservare che la materia di Cartesio non è più la materia seconda degli scolastici, ma già un esempio, forse il primo in ordine di tempo, di una materia intesa al modo dei fisici moderni, benché egli non abbia ancora posto in questa nozione tutto ciò che i suoi successori dovevano introdurvi, a poco, per giungere alle più recenti teorie sulla costituzione della materia. Dunque, è il caso di sospettare che nella definizione cartesiana della materia possa esserci qualche errore o qualche confusione e che vi si sia introdotto, forse all'insaputa del suo autore, un elemento d'ordine non strettamente quantitativo. In effetti, e lo vedremo in seguito, l'estensione, pur avendo evidentemente un carattere quantitativo, come d'altronde tutto quanto appartiene al mondo sensibile, non può essere considerata come quantità pura. Inoltre, si può osservare che le teorie più avanzate, nel senso della riduzione al quantitativo, sono generalmente atomistiche, in una forma o nell'altra, ovvero introducono nella loro nozione di materia una discontinuità che le avvicina molto di più alla natura del numero che non a quella dell'estensione.
E il fatto stesso che la materia corporea non possa, nonostante tutto, essere concepita se non come estensione, è per ogni atomista una fonte di contraddizione. In tutto ciò, un'altra ragione di confusione, su cui avremo occasione di ritornare, è l'abitudine che si è presa di considerare corpi e materia come pressoché sinonimi. In realtà, i corpi non sono affatto la materia seconda, la quale non può come tale trovare riscontro nelle esistenze manifestate in questo mondo, ma da essa derivano soltanto come dal loro principio sostanziale. In definitiva, è appunto il numero, anch'esso non percepibile mai direttamente e allo stato puro nel mondo corporeo, che deve essere considerato per primo nell'ambito della quantità, come quello che ne costituisce il modo fondamentale. Gli altri modi sono esclusivamente derivati, cioè non sono quantità se non per partecipazione al numero, cosa riconosciuta del resto come implicita quando si pensa, come di fatto avviene sempre, che tutto ciò che è quantitativo deve potersi esprimere numericamente. In questi altri modi, la quantità, anche se elemento predominante, appare sempre più o meno combinata con la qualità. Ed è per questo che le concezioni di spazio e di tempo, a dispetto di tutti gli sforzi dei matematici moderni, non potranno mai essere esclusivamente quantitative, a meno di ridurle a nozioni interamente vuote, senza contatti di sorta con una realtà qualsiasi. Ma, per la verità, la scienza attuale non è forse fatta in gran parte di queste nozioni vuote, che hanno unicamente il carattere di convenzioni, senza la minima portata effettiva? Su quest'ultima questione daremo maggiori chiarimenti in seguito, specie per quanto concerne la natura dello spazio, poiché questo punto è in stretto rapporto coi principi del simbolismo geometrico e, contemporaneamente, fornisce un eccellente esempio della degenerazione che conduce dalle concezioni tradizionali a quelle profane. E ci arriveremo cominciando con l'esaminare come l'idea di misura, su cui riposa la stessa geometria, sia tradizionalmente suscettibile di una trasposizione che le dà un significato ben diverso da quello che ha per gli scienziati moderni, i quali ultimi non vi vedono in definitiva se non il mezzo per avvicinarsi il più possibile al loro ideale alla rovescia, quello di operare a poco la riduzione di tutte le cose alla quantità.